catamarani GC32 ha parlato con il nostro Giulio Guazzini di Coppa America. Sentiamo insieme. Emozioni e spettacolo quando di scena sono i catamarani volanti GC32, macchine da guerra che grazie ai foil riescono a volare a oltre 30 nodi. Si sono dati appuntamento sul lago di Garda, a Riva, per il campionato del mondo riservato alla specialità. Altissimo livello e proprio adesso la partenza, guardate, guardate che spettacolo! Fra i 13 equipaggi in gara, a catturare l'attenzione, Alinghi, il catamarano svizzero timonato da Ernesto Bertarelli, Tycoon, l'uomo che nel 2003 è stato capace di riportare la Coppa America in Europa. Quello che mi dispiace un po' è sempre cambiare barca, perché ogni volta è un rinnovo, ogni volta ci sono delle scelte che possono fare grosse differenze. Per esempio, l'altra volta c'era un velista molto bravo, l'inglese Ben Hensley, non ha azzeccato la barca, è stato subito fuori gioco. Dunque io credo che portare sempre avanti nuove barche toglie un po' al velista, toglie un po' la tattica, toglie un po' al saper andare in barca. Sarebbe stato interessante rimanere qualche edizione con barche, con i catamarani. Adesso io della Coppa America non voglio troppo impiegarmi, perché ho fatto il mio tempo. Ci fosse stata un'opportunità sul catamarano, forse ci sarei tornato, ma per me questa edizione è già finita. Motori adesso, giorni di test